L'esperienza canora della casa di reclusione di Augusta non si ferma, da poco l'abbiamo intervistata per il Canta Napoli, però oggi mi piacerebbe parlare non solo dei concerti che si tengono nell'Arena Gattabuia, ma di quelle esperienze che hanno visto i detenuti fuori da questa realtà. Sì, allora la Bruco di Band ormai è, si può dire, una band itinerante, perché molti di loro vanno in permesso e quindi ormai sono conosciuti, vengono invitati, sono andati recentemente a Siracusa, alla Balsa a Gradina per il 1° maggio e 2 domeniche fa sono andati a San Metodio, in Ortigia, ad esibirsi e adesso fra qualche settimana andranno al Centro Utopia Villa Svolta. Insomma, ormai praticamente hanno il carnet pieno. Per quanto concerne questi concerti, c'è una raccolta fondi sempre a scopo benefico. Quest'anno per cosa serviranno i fondi raccolti? Allora, servono per acquistare generi di pulizia per detenuti indigenti. Sono cose che, devo dire, dovrebbe fornire lo Stato, l'amministrazione, però per mancanza di risorse economiche riesce a farlo solo in parte e quindi insomma cerchiamo risorse attraverso la società solidale. E vorrei dire che, a proposito del rapporto con il territorio, che cerchiamo di andare oltre cose bellissime come sono il teatro e la musica. Abbiamo avviato dei contatti con il comune per lavori di pubblica utilità da fare nel territorio comunale. È una cosa alla quale stiamo iniziando a lavorare con gli amministratori e sarebbe una bella ipotesi di restituzione e di giustizia riparativa. Ecco, questo suo spunto mi viene in mente una bella domanda. Se non sbaglio, parlavo con la Librizzi durante un'intervista, si parlava di ripulire il Castello Svevo dall'esterno, parliamo di questo o di quali altre attività? Questa è ancora un'altra idea, quella di riuscire ad avere il permesso per far esibire la band al Castello Svevo, ma sarebbe anche un tipo di lavoro di pubblica utilità la ripulitura degli spazi esterni del castello e anche delle altre aree verdi di Augusta. La normativa offre questa possibilità perché ci si sta orientando verso il fatto di dare un senso più sostanziale alla carcerazione e alla pena, proprio come restituzione alla collettività, e stiamo lavorando in questo senso.